Comoda. La barriera era così bella oggi. A me è sembrata come sempre. Ah, è qui che sbagli. Che c'è di diverso oggi? È San Valentino. Oh, io odio il giorno di San Valentino. È divertente. Sì, un fatto commerciale, biglietti di auguri profumati, pupazzetti di Cupido. Mi hanno sempre dato i brividi, quei bambini alati con arco e frecce. Quindi tu e Zane non lo festeggiate? Assolutamente no, vuoi scherzare? Detesto San Valentino. Oh, andiamo ragazzi, è un giorno speciale. Se vuoi che funzioni, devi fare uno sforzo. Davvero? Tu e lui scherzate? Una cosa semplice ed elegante, solo lui e io. Ti porta a pescare, giusto? No. Lui non mi porterà a pescare. Pronta per la nostra battuta di pesca? Mare aperto, aria fresca. Pesci viscidi, sole cocente, noia mortale. Dobbiamo proprio andare. Wow, farò finta di non aver sentito. Ah, che succede qui? Di che ti impicci? Lasciami in pace. Forza, Cleo, dobbiamo andare. Ehi, guarda qui. Wow, non ha fatto male? Quello è niente, guarda questo. Va bene, questo è davvero troppo forte. Kim, posso parlarti un attimo? Più tardi, ho da fare. Ehi, guarda. No, guarda tu. No, guarda tu. No, guarda tu. No, guarda tu. Bene, fuori. Cleo, sono i miei amici. Non mi interessa, fuori di qui. Ehi, va bene, tranquilla. Bel cappello. È incredibile quello che hai fatto, è stato così imbarazzante. Ma cosa sta succedendo? Cosa sono tutti questi regali? È San Valentino. Questo non significa che tu debba comportarti così. E a te che importa? Mi importa e come, perché tu sei la mia sorellina. Beh, non sono più la tua sorellina oramai, è chiaro? E poi sei solo gelosa, perché Lewis ti ha regalato le esche. No, veramente. Ho bisogno di scoprire chi mi piace di più. E sono rimaste in due, o Kyle o Cory. E tu li stai mettendo in competizione per te? Non puoi dirmi quello che devo fare. Diglielo, papà. Dirle cosa? Di che si tratta? No, papà, è ora che tu le faccia un discorso. Discorso? Che discorso? Quel discorso. Oh, quel discorso? Ma stai scherzando? Kim non è pronta. Solo ieri dipingeva con le dita e cavalcava i pony. Lei è la mia piccolina. No, non lo è più. A quanto pare hai degli ammiratori. Ah, davvero? In realtà c'è una persona a cui vorrei chiedere di uscire. Oh, una persona? Ma tra tutti i giorni oggi sarebbe il peggiore. Ah, continua a camminare. Ciao. Ciao. Volevo... sai... scusa, posso chiederti se... Cosa? Ehi, vieni. Devo scappare, scusa. Una persona troppo impegnata? Che cos'è questo? Ciao, Ricky. Credo che vomiterò. Dai, sta facendo un grosso sforzo. Non volevi che fosse più carino? Non così. Cosa sono? Queste? Decorazioni per il locale. I nostri clienti vanno pazzi per queste cose. È vero. I nostri clienti. Marketing? Cosa fai più tardi? Noi lavoreremo. Sarà uno dei giorni più faticosi dell'anno. Ma è forte, vero? Ah. Certo. Allora avevi ragione su San Valentino. Com'è andata? Bene. Un incontro davvero interessante. Non è vero. È stato orribile. Sapeva già tutto quanto.
Lo sai che seguono un corso speciale a scuola? Sì. Non è facile, era tua madre che si occupava di queste cose. Non preoccuparti, te la cavi benissimo. Già, può darsi. Kim, aspetta. Voglio che tu mi prometta che non farai più venire quei ragazzi a casa. Papà! Almeno non senza che ci sia io o Cleo. Sono stato chiaro? È meglio che questo lo tenga io per un po'. Cosa? Papà, è il mio telefono, non puoi farlo. Soltanto per oggi. È per il tuo bene. Vedrai. D'accordo. Stai tranquillo. Lo so che cerchi di proteggermi. Ti prometto che non vedrò più quei due ragazzi. Davvero? Non lo farai? Ma certo, farei di tutto per te. D'accordo. Beh, è fantastico. Ci vediamo più tardi. Ho una riunione con un pezzo grosso dei parchi nazionali. Molto, molto grosso. Allora, cosa hai in mente? Perché? Che c'è? Non mi credi? Oh, vediamo. No. Bene, era solo per far felice papà. Kim, se papà ti trova in casa ancora con quei due ragazzi... Beh, magari dovrei andare a vivere con la mamma. Ormai sono grande abbastanza e non puoi fermarmi. Ehi, Cleo, so che è un brutto momento, ma se vogliamo approfittare della marea... Luis, hai ragione. È proprio un pessimo momento. Vuol dire queste cose a mia figlia? Signor Sertori, Samantha Roberts, della Commissione Parchi Nazionali. Ho molto lieto. Mi aspettavo qualcuno un po' più... Come? Non importa. Stia tranquillo, signor Sertori, non le ruberò molto tempo. No, mi chiami Don. Ha fatto richiesta per una licenza commerciale di pesca. Esatto. Ci sono alcune formalità che dobbiamo espletare. Vuole controllare? Di mia figlia. Lo avevo immaginato. Come dobbiamo procedere, signora Roberts? Potremmo salire a bordo e salpare. Qualcuno insiste per contattare sua figlia. È quello che temo. Senta, mi dispiace, devo assentarmi per un momento. È una crisi familiare, ma tornerò subito. Certo. Uscire con Luis. Avevo bisogno di pensare. Kim è un vero disastro. Oh, che altro ha fatto? Sta diventando grande e ha sempre un mucchio di ragazzi intorno che le chiedono di uscire. Potrebbe darti qualche consiglio, forse. Non dovevi uscire a divertirti. Dovevo uscire, ma vivo in mezzo ai pesci e l'ultima cosa che vorrei è stare in una barca seduta a guardarne altri. Avevi ragione, San Valentino è una festa stupida. Andiamo, Bella, che cosa ti prende? Niente. D'accordo. C'è un ragazzo che mi piace. Lo sapevo. Ma non riesco mai ad attirare la sua attenzione. Tu riesci ad attirare l'attenzione di ogni ragazzo nel raggio di 5 chilometri. Non è affatto vero. Invece sì. Magari ti piace solo perché è una sfida. No, lui mi piace perché... Non lo so, ma... Tu pensi il contrario, ma non sono brava con i ragazzi. E chi lo è? Ehi! Dove sei stata? Con le ragazze. Senti, so che è difficile trattare con Kim, ma ora dobbiamo pensare a noi. Scusami, Luis, abbiamo perso la marea? Già, ma non fa niente, possiamo sempre spostarci lungo la costa. Ci tieni proprio tanto, non è vero? Sì. Giornata fantastica, amore sicuro e pesca sicura. D'accordo, scusa, io devo proprio dirtelo. Luis, odio pescare. Tu cosa? È così, mi dispiace. Insomma, all'inizio era un bel modo per passare un po' di tempo insieme, ma non è romantico. Io sono una sirena. Se voglio un pesce, posso prenderlo quando voglio. Scusa.
Alice, mi dispiace tanto. Ti aiuto io. Cleo, vieni qui, presto. Va tutto bene? No, Kim è sparita. Credevo che lei stesse con te. Abbiamo litigato. Mi sta facendo impazzire. Il telefono di Kim? Perché? Guarda, continua a ricevere messaggi. Sono 43. No, adesso 44. Sono dei ragazzi. Quei giovani mascalzoncelli stanno tutti cercando Kim. Non ti preoccupare. La troveremo noi. Vero, Luis? Quindi niente pesca, d'accordo? Ti va almeno un bel frullato? Ah, grazie! Non ora, Luis. La fragola è il mio gusto preferito. Ehi, anch'io ti ho offerto un frullato. Hai ragione. Kim, che diavolo stai combinando? Per quale motivo anche tu mi hai offerto un frullato? Il tuo era finito. Papà ti sta cercando dappertutto ed è molto preoccupato. Ma non è necessario. Kim, se vuoi avere un ragazzo sul serio, a me non mi interessa. Ma fa la cosa giusta, scegliene uno solo. E magari invitalo a conoscere papà prima. Puoi levartelo dalla testa. Non mi serve il tuo aiuto. Se quei due non fossero così disperati da volere una ragazza, questo non sarebbe successo. Disperati? E questa sarebbe l'unica ragione per cui un ragazzo vorrebbe stare con me? No, certo che no, Kim. Ma guardali. È il mio turno per il bacio. No, tu l'hai già avuto. Ehi. Lasciami in pace, non sei mia madre. Oh. Kim. Siamo ancora in tempo. Non ora. Adesso basta, o lo dirò a papà. Lasciami in pace, ho detto! Papà! Dove sei finito? Papà! Kim! Basta, ti ho detto che devi lasciarmi in pace! Oh! Cleo? Ehi, speravo di passare un po' di tempo insieme. Davvero? Dove vorresti andare? Ah, in realtà da nessuna parte, faccio il doppio turno. Ma forse potremmo divertirci qui. Devo gonfiare più palloncini possibili, i clienti li adorano. Vuoi farmi gonfiare palloncini? Sì. D'accordo. Abbiamo soltanto i vestiti di Cleo. Mi dispiace tanto. Gradisce una tazza di tè caldo? Posso pagarle alla lavanderia? No, non voglio che lei faccia niente. Mi hai spinto giù dalla barca di proposito? No, è stato un incidente, papà. Poteva succedere a chiunque. Ma è successo a me, sulla sua barca. Sentite, ragazze, perché non andate di sopra? Cosa succederà adesso? Non lo so, Cleo. Perderai la tua licenza? Papà, mi dispiace tanto, è tutta colpa mia. No, non essere sciocca, no? Se è colpa di qualcuno, è mia. Avevo troppo da fare. E tu volevi solo parlare con me. Stai crescendo. Mi dispiace se prima di accettarlo ti ho fatto penare. E mi dispiace, Cleo, di averti lasciato il compito di sistemare le cose.
Tutto questo tempo ti ho trattata come se tu fossi una ragazzina. Ma non lo sei. Tu sei una giovane donna. Una bella, meravigliosa e intelligente. Incredibile, giovane donna. Sono molto fiero di te. Di tutte e due. È la cosa più bella che abbia mai sentito in vita mia. Mi hai rovinato il giorno di San Valentino. E tu hai rovinato il mio, Kim. Scusa. Sono un disastro. Sì, è vero. Ma anche tu lo eri. D'accordo, magari lo sono stata un po' anch'io. Ma perché esserlo? Perché attirare l'attenzione di tutti quei ragazzi? Volevo solo provare qualche emozione. Da quando sei cresciuta tu stai sempre solo con le tue amiche. Come se nascondeste un segreto importante. Mi sono sentita messa da parte. E la mamma mi manca moltissimo. Mi dispiace. Avrei dovuto starti più vicina. Allora chi sceglierai? Kyle o Cory? Ah, non lo so. Sono entrambi così noiosi. Ma c'è un altro ragazzo che è molto carino. Timothy Wilkins. Pensa che ha già cominciato a radersi. Oh, dovresti uscire con lui allora. Già. Ma prima chiedilo a papà. Visto. Ah sì? Stavo nuotando e a un tratto mi è apparsa una medusa davanti. Una medusa? Veramente? Sì, almeno credo fosse una medusa. Mi pare che avesse la forma di un cuore. Non avevo mai visto niente di simile. Il mare è pieno di cose incredibili. Già, vedo l'ora di cercarla su internet. In realtà ne ho sentito parlare. Davvero? Sì, sì, è una specie molto rara, esce solo una volta all'anno, il giorno di San Valentino. Mi prendi in giro? Ehi, sei tu quello che l'ha vista. Divertente. Ecco. Papà, che succede? Beh, Sam e io stavamo... Beh, dopo tutto è il giorno di San Valentino. Ti prego, aiutami. Beh... Stavamo parlando di quanto entrambi siamo stati assorbiti dal lavoro ultimamente e... Insomma, compensavamo. Manca il romanticismo nella nostra vita. Posso tentarti con un po' di vino? Certo, la notte è giovane. Mi dispiace per i palloncini. Non fa niente. Avrei dovuto saperlo che non erano nel tuo stile. È vero, io odio il giorno di San Valentino, ma questo non significa che non voglia passarlo con te. Sì, ho capito. Sai, ultimamente mi sembra che paghiamo senza una meta. E poi diamo tutto per scontato. E io vorrei invece che... Sì. Anch'io. Ecco perché ho organizzato questo. Che stai facendo? Stiamo per fare una cosa romantica. E piacerà anche a te. Posso tentare?
Non preoccuparti, papà. Stai benissimo. Controllavo che lo specchio fosse dritto. Papà, non posso ignorare quello che è successo con Sam. Cosa stavi pensando? D'accordo, è vero. Da quando tua madre se n'è andata, ho pensato solo a voi due e al lavoro, nient'altro. Non ho mai preso in considerazione... insomma, un'altra storia. Con Sam? Beh, sì. Che conosci appena. Ma siamo due adulti. Sì, ma papà, tu ti comporti come un adolescente. Insomma, quale esempio pensi di dare a Kim? Hai ragione. Avevamo deciso di andare a ballare. Ma adesso la chiamo e annullo. Aspetta. Ti piace davvero? Io non lo so. Però vorrei tanto scoprirlo. E che diritto ho io per impedirtelo? Magari puoi aiutarmi. Io non vado a ballare da un sacco di anni. Se conduco io, devo girare verso sinistra o destra? Vieni qui. Ora va verso la tua sinistra. Ah. La tua sinistra. Ok. Già, già, comincio a ricordare. Sei più carino. Non così. Cosa sono? Queste? Decorazioni per il locale. I nostri clienti vanno pazzi per queste cose. È vero. I nostri clienti. Marketing? Cosa fai più tardi? Noi lavoreremo. Sarà uno dei giorni più faticosi dell'anno. Ma è forte, vero? Certo. Allora avevi ragione su San Valentino. Com'è andata? Bene, un incontro davvero interessante. Non è vero, è stato orribile. Sapeva già tutto quanto. Lo sai che seguono un corso speciale a scuola? Sì. Non è facile, era tua madre che si occupava di queste cose. Non preoccuparti, te la cavi benissimo. Già, può darsi. Kim, aspetta. Voglio che tu mi prometta... che non farai più venire quei ragazzi a casa. Papà! Almeno non senza che ci sia io o Cleo. Sono stato chiaro? È meglio che questo lo tenga io per un po'. Cosa? Papà, è il mio telefono, non puoi farlo. Soltanto per oggi. È per il tuo bene. Vedrai. D'accordo. Stai tranquillo. Lo so che cerchi di proteggermi. Ti prometto che non vedrò più quei due ragazzi. Davvero? Non lo farai? Ma certo. Farei di tutto per te. D'accordo. Beh, è fantastico. Ci vediamo più tardi. Ho una riunione con un pezzo grosso dei parchi nazionali. Molto, molto grosso. Allora, cosa hai in mente? Perché? Che c'è? Non mi credi? Oh, vediamo. No. Bene, era solo per far felice papà. Kim, se papà ti trova in casa ancora con quei due ragazzi... Beh, magari dovrei andare a vivere con la mamma. Ormai sono grande abbastanza e non puoi fermarmi. Ehi,
Teo, so che è un brutto momento, ma se vogliamo approfittare della marea... Luis, hai ragione. È proprio un pessimo momento. Che cosa? Non può dire queste cose a mia figlia. Signor Sertori, Samantha Roberts, della Commissione Parchi Nazionali. Ho molto lieto. Mi aspettavo qualcuno un po' più... Come? Non importa. Stia tranquillo, signor Sertori. Non le ruberò molto tempo. No, mi chiami Don. Ha fatto richiesta per una licenza commerciale di pesca. Esatto. Ci sono alcune formalità che dobbiamo espletare. Vuole controllare? Di mia figlia. Lo avevo immaginato. Come dobbiamo procedere, signora Roberts? Potremmo salire a bordo e salpare. Qualcuno insiste per contattare sua figlia. È quello che temo. Senta. Comoda. La barriera era così bella oggi. A me è sembrata come sempre. Ah, è qui che sbagli. Che c'è di diverso oggi? È San Valentino. Io odio il giorno di San Valentino. Mi importa è come, perché tu sei la mia sorellina. Beh, non sono più la tua sorellina oramai, è chiaro? E poi sei solo gelosa, perché Luis ti ha regalato le esche. No, veramente. Ho bisogno di scoprire chi mi piace di più. E sono rimaste in due, o Kyle o Cory. E tu li stai mettendo in competizione per te. Non puoi dirmi quello che devo fare. Diglielo, papà. Dirle cosa? Di che si tratta? No, papà, è ora che tu le faccia un discorso. Discorso? Che discorso? Quel discorso. Oh, quel discorso? Ma stai scherzando. Kim non è pronta. Solo ieri dipingeva con le dita e cavalcava i pony. Lei è la mia piccolina. No, non lo è più. A quanto pare hai degli ammiratori. Ah, davvero? In realtà c'è una persona a cui vorrei chiedere di uscire. Oh, una persona? Ma tra tutti i giorni oggi sarebbe il peggiore. Ah, continua a camminare. Ciao. Ciao. Volevo... sai... scusa, posso chiederti se... Cosa? Ehi, vieni. Devo scappare, scusa. Una persona troppo impegnata? Che cos'è questo? Ciao, Ricky. Credo che vomiterò. Dai, sta facendo un grosso sforzo. Non volevi niente. Sì, un fatto commerciale. Biglietti di auguri profumati, pupazzetti di Cupido. Mi hanno sempre dato i brividi. Quei bambini alati con arco e frecce. Quindi tu e Jane non lo festeggiate? Assolutamente no. Vuoi scherzare? Detesto San Valentino. Oh. Andiamo, ragazzi. È un giorno speciale. Se vuoi che funzioni, devi fare uno sforzo. Davvero? Tu e lui scherzate? Una cosa semplice ed elegante. Solo lui e io. Ti porta a pescare, giusto? No, lui non mi porterà a pescare.
Pronta per la nostra battuta di pesca? Mare aperto, aria fresca. Pesci visci, di sole cocente, noia mortale. Dobbiamo proprio andarci. Wow, farò finta di non aver sentito. Ah, che succede qui? Di che ti impicci? Lasciami in pace. Forza, Cleo, dobbiamo andare. Ehi, guarda qui. Oh, non ho fatto male? Quello è niente, guarda questo. Va bene, questo è davvero troppo forte. Kim, posso parlarti un attimo? Più tardi, ho da fare. Ehi, guarda. No, guarda tu. No, guarda tu. No, guarda tu. No, guarda tu. Bene, fuori. Cleo, sono i miei amici. Non mi interessa, fuori di qui. Ehi, va bene, tranquilla. Bel cappello. È incredibile quello che hai fatto. È stato così imbarazzante. Ma cosa sta succedendo? Cosa sono tutti questi regali? È San Valentino. Questo non significa che tu debba comportarti così. E a te che importa?